Buongiorno a tutti, siamo oggi insieme per fare una piccola composizione floreale. Abbiamo tempo e diciamo le condizioni meteorologiche non sono ottimali perché abbiamo questo freddo che è ripiombato sul nostro paese, quindi possiamo fare qualcosa per divertirci in casa o sulla terrazza. Sono qua dal mio nocciolo perché voglio raccogliere qualche rametto. Adesso facciamo un giro insieme e vediamo un po' il materiale che può servire per questa mia composizione. Così, due o tre rametti non particolarmente grandi perché devono essere leggermente flessibili, altrimenti si spaccano subito. Così. Poi utilizzate il materiale che avete a disposizione perché io vi do solo degli esempi, delle idee. Poi voi dovete un po' vedere in base al materiale che avete a disposizione che tipo di materiale poi potete utilizzare. Adesso mi serve ancora un ramo che abbia diversi rametti, che sia molto fitto, che abbia tanti piccoli rametti. Vediamo magari prima dal faggio, che ha proprio questa particolarità, che ha questi rami con tantissimi rametti secondari. Se non troviamo qualcosa lì, vediamo di nuovo dal nocciolo, magari anche quello può essere un materiale che si può utilizzare. Ecco, individuato un ramo che potrebbe andare bene, vedete un po'? Lo taglio un po' più lungo perché me ne servirà un po' di più, quindi per fare un bel lavoro e non lasciare manconi, taglio in questo modo, vedete? Poi, visto che siamo qua, naturalmente raccolgo un po' di forsythia perché adesso è bella fiorita, quindi il giallo ben si adatterà a quello che ho in mente. E andiamo ancora scusate, a raccoglierci qualche fiore. Siamo qui dal nostro Pero Bocun, una vecchia varietà tipica di questa zona. Vedete, i fiori non si sono ancora aperti, ma i bocci sono già belli sviluppati, manca poco, qua cominciano già a aprirsi. Hanno una bellissima tonalità rosata, quindi sicuramente saranno belli simpatici nella nostra composizione. Eccoli qua, questi si aprono già di più, vedete che hanno questa punta rosata quando sono chiusi e poi si schiariscono davvero belli. Naturalmente anche due rametti di ciliegio, questo è già quasi troppo avanti con la fioritura, diciamo, ma almeno, diciamo, prima, appena la composizione sarà fatta, avrà comunque questo effetto molto scenico. Se riusciamo a prenderli quando non sono ancora chiusi, naturalmente dureranno molto di più, questo bisogna dirlo, ma poi diciamo che queste composizioni sono anche molto facili da gestire perché se qualcosa appassisce, qualcos'altro può essere tranquillamente sostituito e possiamo ridare nuova vita diverse volte. Adesso vorrei riuscire a saltare lì su perché quel ramo mi piace particolarmente. E non ci arrivo per un pelo, così me lo tiri giù tu. Grazie. Adesso raccogliamo ancora un po' di fiorellini bianchi, cioè di Spirea. Quindi venite con me. Colgo qualcosa ancora in boccio, invece qualcos'altro già più aperto, mezzo mezzo, così, e qualcosa già proprio aperto, aperto, così abbiamo proprio un po' tutte le varianti. Ecco qua. E per finire andiamo ancora a raccogliere qualche rametto di piante da foglia, così per riempire poi un po' la nostra composizione. Adesso raccogliamo un po' di queste frasche verdi, preferisco foglia piccola, però
perché abbiamo visto i fiori sono abbastanza piccoli, quindi una foglia grande andrebbe secondo me troppo a soffocarli, meglio qualcosa più piccolo. Potete anche lì usare tutto quello che vi viene in mente, ideale è il bosso, ma purtroppo con i recenti sviluppi della fisalide del bosso, i miei pochi bossi che avevo piantato, che cominciavano già proprio a essere belli e a crescere, perché è una crescita lentissima, comunque cominciavano a svilupparsi, e nel giro di un mese sono andati, velocemente li ho stirpati e portati via, perché allontanare il più presto possibile. Bene, adesso ci ritiriamo in veranda, avrei preferito farlo sulla terrazza questo lavoro con voi, ma il vento è veramente oggi davvero gelido e quindi meglio un pochino più al calduccio. Avevo già inoltre raccolto dei narcisi di varie forme e anche un po' con colori diversi. Adesso vediamo un po' il materiale di cui abbiamo bisogno. Filo in ferro, in questo caso è rivestito da un film verde, altrimenti se voi volete poi... diciamo buttare una volta che la nostra composizione non è più bella e non volete più riciclarla, volete poi buttarla nel composto, a questo punto potrete usare semplicemente un filo in ferro che anche se finisce nel composto non c'è nessun problema, quindi si potrà poi compostare 100%. Vediamo un po', abbiamo eventualmente se potrà servire un nastro biadesivo, qualche oggetto decorativo, in questo caso vedete una mezza arancia spremuta e non si butta niente perché si può, vedete un po', fare quasi un portacandelina. Un contenitore che potrà essere un vaso, se avete un bel vaso tanto meglio, altrimenti si può usare semplicemente un contenitore da cucina. Deve essere un pochino largo, magari non troppo alto, e così abbiamo più spazio proprio per assemblare poi tutti i nostri fiori. Un po' di cotone, visto che poi siamo molto vicini alla Pasqua, se poi volete dare più un tocco pasquale con un piccolo accorgimento, due piume delle nostre galline, proprio perché così è una cosa fatta proprio in casa con i nostri materiali, e semplicemente dei gusci di uova sode, che abbiamo mangiato l'uovo sodo e la parte sotto che non abbiamo rotto l'ho tenuto, l'ho fatta asciugare e voilà, semplicemente così. Adesso avrò ancora bisogno di un po' di materiale perché questa composizione è un pochino più elaborata, perché voglio anche coprire questo vaso, non voglio lasciarlo così trasparente a vista, ma voglio coprirlo, e per questo ho bisogno di raffia, semplicemente raffia naturale, quindi anche questa compostabile. Se poi volete ne parleremo già delle idee comunque per i prossimi, le prossime composizioni. Io la uso anche molto colorata, si può colorare tranquillamente e ha anche un effetto molto molto bello. E mi serve anche, in questo caso utilizzerò del papiro. Questo papiro appena passerà questa ondata di freddo verrà portato il più velocemente possibile fuori per liberare proprio la nostra veranda. E quindi lo taglio un po' già per ridurlo, perché dovrò anche travasarlo, quindi me ne taglio già un po', perché sicuramente intanto poi travasandolo si va a rompere, e quindi a questo punto cerchiamo due o tre degli steli. Possiamo anche utilizzare quelli che non sono più tanto belli, che comunque vorremmo tagliare, quindi possiamo approfittare facendo una pulizia, quindi una potatura di pulizia, anche proprio a recuperarne il materiale per fare qualcosa originale. Cominciamo a tagliarne tre steli, vi faccio vedere cosa ne faremo, poi ne taglieremo ancora. Almeno altri 6. Uno si è già piegato, ma non c'è nessun problema. Allora, due li lasciamo a testa in su e uno lo mettiamo a testa in giù. In questo modo. Così. Poi prendiamo
3 kg di raffia o 6, come volete, vedete un po' voi. Io uso 3 rami di papiro e 3 di raffia. Se, come detto, volete usare della raffia colorata, potrete abbinare sempre uno di un colore, magari uno un rosa pallido insieme a un verdino pallido, vedete un po' voi. Adesso tagliamo un piccolo pezzettino di fil di ferro, perché andiamo a legare. Tenete la raffia leggermente più alta e legate col fil di ferro, bello stretto, di modo che non scivoli via, che non ci scappi. Poi prendete i 3 fili di raffia, piegateli ancora in giù e fissateli ancora con il filo, di modo che poi, quando cominciamo a intrecciare, non tendano a scappare via, belli fissi. E adesso facciamo una treccia con il nostro papiro. Magari mi sposto e vengo avanti, perché ho bisogno di un pochino più di spazio. Ecco qua. Ad ogni gambo di papiro corrisponderà il suo filo in raffia e cominciamo, come detto, a intrecciare. Non dobbiamo venire pazzi, perché non è un materiale morbidissimo, tende a piegarsi anche in modi un po' non proprio tondi, diciamo così, ma quello non è un problema. Adesso io parto, poi vi faccio vedere, così, tanto per capirci. Vedete, si intreccia, si intreccia, si intreccia. Naturalmente, vi ho detto, è abbastanza, non è morbidissimo. Chiaro, se abbiamo materiali più morbidi si può anche lavorare più facilmente, ma anche se rimane proprio un po' grezza, non è importante, perché anzi, più è particolare, meglio è. Ogni tanto, mentre lo intrecciamo, possiamo anche proprio tirarlo un po', per facilitarci anche il lavoro. Adesso prendiamo di nuovo un piccolo pezzettino di filo di ferro e leghiamo. In questo caso, vedete, mi è rimasto questo, niente paura, leggo qua, perché il terzo rametto è comunque alla fine, quindi leghiamo e lasciamo così. Nel frattempo, ieri mi sono già intrecciata questi altri 3 rametti e 3 rametti di papiro. E adesso andiamo proprio a coprire il nostro vetro, il nostro vaso. Così ci giriamo intorno in questo modo. E lo stringiamo il più possibile. Nel frattempo ci eravamo tagliati 2 pezzi di filo un pochino più lungo, vedete, così. Lo infiliamo dove abbiamo chiuso il nostro cerchio. Così tiriamo bene e poi chiudiamo. Facciamo un giro. Se poi rimane leggermente più molle, non è un problema, perché questo vaso, essendo trasparente, si può coprire, ma non deve essere completamente coperto. Ci può essere anche poi qualche buco vuoto, si vede il vetro sotto, non è così male, diciamo. È solo un po' l'idea coprire leggermente per dare un po', vedete, come l'effetto anche del ramo verde di papiro con la nostra raffia, che bell'effetto che dà. Adesso dall'altra parte, esattamente dall'altra parte, facciamo lo stesso lavoro e prendiamo anche qui un filo di ferro che avevamo precedentemente tagliato, un pochino più lungo, lo infiliamo in modo da poter fermare e legare i nostri rami. Così, tiriamo bene.
e leghiamo verso l'alto, così. Ok, adesso prendiamo gli altri nostri intrecci e proseguiamo in questo modo, di modo che adesso leghiamo anche questo qua, così rimarranno belli aderenti, e poi potremo sfilarlo tranquillamente dal vaso e riutilizzarlo per altre cose, naturalmente. Così procediamo, adesso vado avanti finché non sono arrivata a coprire il tutto, e così ci vediamo tra un attimo. Adesso potete vedere, abbiamo coperto tutto con il nostro materiale, il nostro contenitore, vedete che qualche treccia non è riuscita ad arrivare ai due fili principali. Va bene, prendiamo un pezzettino di filo così e lo leghiamo semplicemente nel punto più vicino alla sua fine. In questo modo. Cerchiamo sempre di tenere le foglie bene in vista, perché poi sarà importante anche per dare un punto particolare alla nostra composizione. E adesso accorcio un po' le foglie per non lasciare questo troppo disordinato, diciamo così. Vedete? Appena così, in modo che si formino questi ciuffini. Vedete adesso come si presenta? Decisamente rustico, ma esattamente quello che mi piace. Le ultime parole famose, vi ho detto oggi freddo, brutto, guardate un po', nevischia, impressionante, siamo quasi a fine marzo e guardate un po', è arrivata la neve dell'inverno. Adesso con i rami di nocciolo, che devono essere un pochino spessi, ma non troppo, altrimenti non riusciamo a girarli, proveremo a fare un cerchio che stia all'interno del nostro contenitore. Andiamo a piegare un po' piano piano il nostro ramo fin tanto che arriviamo più o meno a un cerchio. Quando è troppo duro, facciamo così, va bene, a quel punto tanto abbiamo tagliato due o tre rami, quindi non è un problema. Sì. Comincio già anche a intrecciare un po' questo. E lo inseriamo proprio all'interno, vedete? Schiacciando un po' in questo modo, così. Adesso prendiamo questo rametto. Ha tantissimi ramettini, e lo tagliamo di misura, diciamo che si appoggi in questo modo. Poi con piccoli pezzettini di ferro andremo a legarlo al cerchio che abbiamo inserito all'interno del nostro contenitore. L'ho tagliato proprio un po' corto, a volte sono un po' avara. Va bene, vediamo se questo va meglio. Sì, già molto meglio.
Questo perché? Perché questa, diciamo, griglia che noi adesso andiamo a confezionare sarà poi proprio la griglia che andrà a tenere bene i nostri fiori. Quindi non avremo da usare né spugna da fioraio, nessun materiale che poi deve essere buttato nella spazzatura. Sarà interamente riciclabile. Come ho detto, se poi usate un filo non rivestito, ma semplicemente in ferro, ancora meglio. E questo l'abbiamo fatto perché? Perché quando noi poi volessimo cambiare l'acqua, perché qui metteremo semplicemente acqua, noi non faremo altro che sfilare questo cerchio con questa griglia appoggiata sopra, così potremo cambiare l'acqua, dare una sciacquata al nostro contenitore, al nostro vaso, eccetera, eccetera. Quindi anche vedrete che è una cosa che sarà anche molto facile da gestire. E procediamo così finché abbiamo fatto proprio una bella griglia. Adesso tagliamo via quello che esce troppo dal nostro contenitore, altrimenti diventerebbe proprio troppo disordinato. Così. Adesso riempiamo con un po' d'acqua e procediamo a sistemare i nostri fiori. L'acqua fresca e adesso cominciamo a decorare proprio con i nostri fiori. Togliamo sempre un po' le ultime foglie delle nostre fronde perché altrimenti andrebbero a finire in acqua e marciscono facilmente, meglio di no. Tagliamo un po' ad una lunghezza che non vada troppo fuori. Ecco qui, ho dimenticato anche di farvi vedere che tutti i fili, anche che poi eventualmente dovessero uscire, vanno tagliati naturalmente. E procediamo proprio a riempire prima con queste fronde. Per poi finire e completare con i fiori a scelta che vogliamo utilizzare. Io aspettavo per fare questa composizione con i tulipani, ma i tulipani non sono ancora fioriti. E quindi comincio adesso perché abbiamo dei bellissimi narcisi. E allora la facciamo con i narcisi. Una volta inserite le frasche di foglie, andiamo a inserire i nostri fiori. E vedete che vengono proprio ben trattenuti da questa bella griglia che noi abbiamo fatto. Assolutamente funziona molto bene. Adesso vedete, si può anche tagliamo in questo modo, così sono corti, ma quanto basta per andare in acqua. Vedete? Fiori di pero che si apriranno poi più avanti ed è già bello pieno, ho preso proprio un sacco di materiale, non ho risparmiato assolutamente perché adesso voglio ancora mettere questi e anche ancora la spirea, siamo già proprio al limite. Visto che la spirea ha questo portamento ricadente, la voglio poi inserire in questo modo, che vada proprio un po' fuori dalla nostra composizione. Spero che si veda. Palla, era prevedibile che succedeva qualcosa così. Non è grave, solo acqua. Ecco qua, in questo modo, che spari proprio fuori, così. Bellissima.
E nonostante questo aspetto, questa spirea un po' fragile e delicato, se noi la raccogliamo appena appena comincia a aprirsi, o come in questo caso ancora in boccio, vedrete che durerà proprio a lungo. Quindi anche proprio si presta molto bene alle nostre composizioni. È già veramente bella piena, ma visto che comunque avevo tagliato i narcisi per questo scopo, va bene, adesso troveremo un posto anche per i narcisi. Chiaramente se abbiamo un contenitore basso molto più largo avremo molto più spazio, ma al momento non ho un contenitore di questo tipo e quindi si usa quello che si ha in casa. Non bisogna per forza avere sempre l'attrezzatura più giusta, perfetta per le cose belle. Io trovo soprattutto queste cose che ci facciamo in casa così. Per deliziarci sono sempre più belle quando sono proprio più con i materiali che abbiamo a disposizione, senza poi andare ad acquistare o perché sono proprio davvero molto personali in questo modo. Poi adesso io sto mettendo tutto insieme, poi dovrò dare un'occhiata anch'io così per vedere come si presenta. L'ultimo aggiustamento. Tanto guardo cosa l'espressione del cameraman, posso già capire se può andare bene o no. Ecco qua, adesso diamo una sistemata così possiamo vedere il materiale che abbiamo avanzato. Naturalmente non lo buttiamo, lo metteremo in un vasino e andrà sicuramente per un'altra composizione, ma intanto voglio ancora farvi vedere due cosine, vediamo un po' come si presenta. Adesso provo ad alzarla, ecco qua. Giriamo un po', questo magari lo possiamo girare ancora un po', vedete si può proprio ben sistemare come piace, perché i fiori tengono bene, l'effetto davvero originale trovo, con materiale proprio a costo si può dire zero. Adesso per finire abbiamo detto, visto che ci avviciniamo alla Pasqua, se vogliamo fare una composizione di questo genere e con questo tocco pasquale prenderemo il nostro porta uovo con questo semplicemente questo resto di uovo e se anche qua se non volete usare la spugna da fioraio potrete semplicemente prendere del cotone. Prendiamo del cotone, abbiamo avanzato un sacco di fiori, quindi possiamo utilizzarli tranquillamente e vedete un po' cosa possiamo fare. Facciamo dei piccoli mazzolini. Ecco davvero piccoli perché il contenitore a questo punto è molto piccolo, quindi basteranno proprio piccoli mazzolini in questo modo. Bagniamo il cotone in un po' d'acqua, posizioniamo il nostro mazzolino all'interno dell'uovo che andremo poi a riempire con questa acqua, scusate, con questo cotone bagnato nell'acqua, così servirà a trattenere l'umidità, quindi i fiori naturalmente dureranno a lungo ed è un materiale che non è così invasivo, diciamo, no? Non è un materiale
che provoca enormi problemi, perlomeno non nello smaltimento. Adesso devo passare davanti, vedere un attimo di sistemarlo. Un attimino, ci vediamo tra un po', così ve lo faccio vedere bello finito e sistemato. Adesso non teniamo conto della tovaglia bagnata, di tutti i resti qui, ma vediamo che abbiamo portato subito un tocco pasquale con questa composizione semplicissima, con un ovetto riempito con un mazzolino di fiori, e se vogliamo proprio anche alla nostra composizione di base dare un tocco pasquale, basterà aggiungere un uovo o due qua e là in questo modo e magari le tre piume delle nostre galline e vedete che l'aspetto è subito più pasquale. Spero vi siate divertiti con me e spero che questa rubrica vi piacerà. Ve la proporrò perché io mi diverto tantissimo a fare queste cose e mi diverte tantissimo soprattutto perché posso utilizzare tutti i materiali che ho nel mio giardino, materiali semplici ma che hanno una particolarità che rendono le nostre composizioni davvero personalizzate. Per migliorarne l'aspetto, naturalmente abbiamo cambiato la tovaglia, chiaramente su una tovaglia bianca, guardate che meraviglia, tutto risalta molto di più. Un saluto a tutti, buon lavoro, se volete dedicarvi a una cosa, qualcosa di simile, ciao e fatemi sapere se vi è piaciuta l'idea.